un unico pane. Quanto è breve la memoria dei discepoli, che non sanno ricordare il bene da Gesù compiuto e non si rendono conto della ricchezza che già hanno. Dal Vangelo secondo Marco. I discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. I discepoli si incolpano a vicenda di questa dimenticanza. Sembrano non considerare che con loro hanno Gesù. Molti i paralleli con le nostre comunità. Ci dividiamo su piccolezze e ci dimentichiamo dell'essenziale. Allora Gesù li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Il lievito dei farisei è quello che cerca un segno, un miracolo. Quello di Erode cerca di comandare, ma è schiavo delle ricchezze. Da quale lievito devo stare lontano? Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Come i farisei, anche i discepoli non vedono e non sentono. Cristo agisce anche nella nostra vita, ma non ce ne accorgiamo. E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero: 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero: 7. E disse loro: non comprendete ancora? Cristo è con loro, ma non viene considerato. Miracoli attorno a loro, ma il loro interesse è altrove. Come aprire gli occhi sul bene che c'è nella mia vita?